Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi fa particolarmente freddo, quindi questo video sarà super veloce perché ho la finestra aperta. Allora, oggi facciamo il video che abbiamo fatto anche l'anno scorso. L'anno scorso è arrivato un po' prima, quest'anno mi sono un po' persa, quindi arriverà un po' dopo. Ovvero i top e i flop 2019. Come sapete i miei flop tendenzialmente sono libri che comunque mi sono piaciucchiati, ma che non finiscono in cima alle classifiche dei libri che ho letto nell'anno. Invece i top sono ovviamente i libri più belli che abbia letto. Ah, sono bellissimi. Quindi, senza ulteriori indugi, partiamo con i top. Quindi partiamo dai top e poi dopo andiamo ai flop. Allora, i top sono 5 più una menzione speciale, quindi partiamo dai top che ho praticamente tutti qui eccetto uno, quindi ve lo metterò questo in alto. Il primo top di quest'anno è un libro che secondo me è finito tra i top anche dell'anno scorso, ma siccome non me lo ricordo e non andrò a vedere il mio video, lo mettiamo anche fra i top di quest'anno, che è La canzone di Achille, che è il primo libro che ho letto quest'anno. L'ho letto tra dicembre e gennaio, l'ho finito il primo di gennaio e secondo me non ha ancora trovato un competitor che lo superi. Cioè, è stata una delle letture più dolci, più forti e più dolorose che abbia fatto quest'anno anche. Quindi è uno dei libri che mi ha fatto più soffrire emotivamente e perciò lo ha inserito al top, classifica top. Tra l'altro, facciamo anche una nota postilla, che non c'è nessun libro di Shadow Hunter, perché quest'anno ho iniziato il Shadow Market, ma non l'ho finito perché ci sono due novelle che sono di posteriori a Queen of Air and Darkness che io non ho ancora letto, quindi non posso leggerlo. Ma andiamo oltre, non ci fermiamo. Il secondo top è un libro che mi ha conquistato, che ho letto perché ne avevo sentito parlare tantissimo, che ho detto boh, mi piacerà, non lo so, mi sembrano di quei libri che forse non mi piacerà, e invece mi ha fatto veramente riflettere tantissimo. E parliamo di L'educazione di Tara Westover. Sa che se la mette a fuoco, sì. L'educazione di Tara Westover è un libro che io consiglierei letteralmente a tutti, soprattutto alle persone che ritengono che l'educazione sia inutile, o che ritengono, perché c'è stato un post che ho visto recentemente che c'è una cosa da distinguere, che è la scuola e l'educazione. Cioè, puoi odiare la scuola ma non dovresti odiare l'educazione, nel senso che a volte effettivamente il sistema scolastico, la classe in cui ti trovi, il sistema in cui ti stai trovando a livello scolastico non ti soddisfa e per questo tu lo odi o non lo sopporti, ma non per questo dovresti odiare l'educazione, perché l'educazione è veramente fondamentale. E secondo me questo libro lo prova tantissimo, perché dimostra una persona che non ha avuto la possibilità e il privilegio, che non dovrebbe essere un privilegio, di studiare, e che ne ha subito tutte le conseguenze e che si è dovuta armare da sola per avere un'educazione. Ed è veramente un libro fortissimo che io consiglio a tutti, veramente un libro che vi dovete prendere. Questo è edito penso Feltrinelli e il prezzo di copertina è 18 euro. Prendetelo, veramente, fatevi un regalo e compratevelo. Ci siamo fermati un attimo perché la macchina fotografica si era scaricata. Continuiamo però con questa lista. Allora, il prossimo libro è un libro che ho letto circa a metà anno. Sto cercando di seguire un pseudo ordine cronologico, non so se ci sto riuscendo. Comunque, il prossimo libro di cui voglio parlarvi è Vincoli di Kent Aruf. È stato un libro bellissimo da leggere. Io avevo già letto l'anno precedente, nel 2018, la trilogia di Il canto della pianura di Kent Aruf. Questo è un libro che si colloca prima, nel senso che è stato scritto prima, anche se in Italia è stato pubblicato dopo. È secondo me uno dei libri più coinvolgenti di Kent Aruf, perché negli altri libri, nella trilogia in particolare, è una serie corale, quindi ci sono storie di vari personaggi, mentre qui si concentra prevalentemente su tre personaggi più o meno. E la cosa bella secondo me è che Kent Aruf scrive talmente bene, ti coinvolge così tanto che veramente non riesci a staccarti dalla pagina. Io ho fatto una recensione tra l'altro anche degli altri libri, vi metterò tutte le recensioni dei top e tutte le recensioni dei flop che ho, non so se ce le ho tutte, però penso di sì una buona parte. Comunque è un libro bellissimo, è un libro che mi ha coinvolto tantissimo, molto di più perché io avevo letto quest'anno Vincoli e Le nostre anime di notte. Vincoli è stata veramente una lettura unica, è stata una lettura che mi ha veramente segnata, è stato un libro che ho letto velocissimo in un momento in cui sentivo di avere un blocco del lettore, e secondo me A, la capacità di Aruf di scrivere, quindi di coinvolgerti con i suoi personaggi, B, la storia, mi hanno preso veramente tantissimo. Quindi questa è una lettura che io consiglio tantissimo per chi ha già letto gli altri libri di Kent Aruf, per chi non li ha già letti e vuole leggerli, vuole leggere una scrittura veloce,
cruda, a tratti ci sono dei tratti molto anche crudi, molto violenti, nel senso che non è un autore che si trattiene nelle vicende che viene a raccontare, però secondo me è scritto benissimo, io ve lo consiglio veramente tanto. L'autore, la casa editrice è la NN Editore e il prezzo di copertina è 18 euro, a quanto pare sono tutti da 18 euro quelli che vi sto consigliando, comunque super consigliato. Poi il prossimo libro che voglio consigliarvi è un libro che anche questo ho letto a metà anno e di cui avevo sentito parlare al Book Pride. L'ho comprato nell'impeto del boh, vediamo se mi piace, cioè perché l'autore, quindi faccio vedere il titolo, che è Sofia veste sempre di nero di Paolo Cognetti. L'autore ha vinto il premio Strega, forse, non mi ricordo, che ha vinto un premio italiano con Otto Montagne. Ho probabilmente sbagliato il premio, però comunque aveva vinto per quello. E ne parlavano non parlavano di Otto Montagne, ma durante questo incontro al Book Pride parlavano di come fosse il libro che era tra metà tra quello che era prima Paolo Cognetti con i racconti brevi e il romanzo. A metà c'è stato questo libro, che è una raccolta di racconti che però insieme raccontano quasi come un romanzo. Mi è piaciuto veramente tanto perché, prima di tutto, come vi ho detto già nel video di Una parola per un libro, mi è piaciuta tanta l'idea di vedere lo stesso personaggio, Sofia, dagli occhi di tante persone diverse. Ogni racconto veniva presentato dagli occhi di qualcun altro e comprendeva sempre Sofia, però lasciava dei buchi e sta al lettore poi coprire quei buchi, quegli anni che mancano, quindi è molto piccola, poi improvvisamente è un'adolescente, poi improvvisamente è un'adulta, e quindi ci sono tanti buchi che però vengono riempiti e che non ti fanno mancare quegli anni in realtà. E secondo me è bellissimo, è scritto molto bene, è un libro molto veloce da leggere, non sono tante pagine, non sono scritte molto in grande, sono ecco 200 pagine, quindi si legge veramente in fretta, ma secondo me parla di alcune trame, di alcune storie molto molto belle. Questo è della Minimum Fax, il prezzo di copertina è 6. E il prezzo di copertina è di 16 euro. Io ve lo consiglio tantissimo perché a me è piaciuto molto, quindi. Poi abbiamo parlato di tanti generi diversi, ma non abbiamo ancora parlato di fantasy. La vittoria di questo anno per il miglior fantasy va a The Night Circus. Allora, io ho la versione inglese, come vi ho già detto, anche nei consigli di Natale esiste il titolo in burr. È una copertina molto bella, molto carina, secondo me non costa neanche tanto, penso costasse 12 euro, quindi per 12 euro io ve lo super consiglio, perché è veramente, veramente bellissimo. Bello è il modo in cui viene trasformata l'atmosfera in questo mondo che è il nostro, ma è anche diverso dal nostro, in cui c'è la magia, ma dei pochi sanno della magia, e quindi chi ha la magia deve riuscire a nasconderla anche se vuole farla vedere ad altri. C'è tutta una recensione a riguardo di Night Circus, ma è sicuramente un libro che io vi consiglio se vi piacciono i fantasy, se vi piace la magia, se vi piace essere catapultati in un mondo che è il nostro ma è diverso dal nostro, e soprattutto è un libro autoconclusivo, quindi potete iniziarlo e finirlo. Io l'ho letto in inglese, secondo me in inglese è fattibile, ha qualche tratto un po' difficile, non so com'è la traduzione italiana, anzi se qualcuno l'ha letto in italiano e vuole farmelo sapere, io sarei molto curiosa di saperlo, però è un libro che mi ha veramente veramente catturato ed è stato uno dei libri che per assurdo ho letto più lentamente, perché proprio mi godevo le varie parti, i vari passaggi, con una storia non scontata, un po' rilento nella seconda parte, ma sicuramente molto molto coinvolgente, quindi ve lo consiglio. Ok, questi erano i miei 5 top dell'anno. Allora, tutti i top li abbiamo qua, quindi ve li faccio rivedere se sono tutti girati alla parte giusta. Questi sono stati i miei 5 top, metti a fuoco, benissimo. Però volevo mettere anche una menzione speciale per graphic novel, perché quest'anno ho letto anche graphic novel. È stata una dura lotta perché ne avevo alcune che erano tutte in prima parte, ma ho deciso alla fine di scegliere come miglior graphic novel di quest'anno come menzione speciale Cinzia. Allora, avrei voluto scegliere anche Il principe e la sarta, ero indecisa fra queste due, però credo che Cinzia meriti una menzione speciale perché è proprio speciale, perché a me è piaciuto veramente tanto ed è stata una graphic novel che mi ha fatto ridere mentre la leggevo, ed è proprio difficile farmi ridere, ma ridere tipo haha, cioè ridere davvero non... Cioè proprio mi ha fatto ridere, mi ha preso, mi ha coinvolto, la storia è bella, la storia prende, non è ripetitiva, non è lunga, stanno cadendo dei fogli e è molto coinvolgente, io l'ho apprezzata veramente tantissimo. Parla di una donna transgender che appunto sta cercando lavoro da donna, solo che non ha ancora cambiato identità all'anagrafe, cioè sesso all'anagrafe, quindi risulta ancora nella sua carta d'identità come un uomo e quindi nessuno la vuole assumere, e questo risulta essere un problema finché non si innamora di un tipo
però anche innamorarsi di questo tipo ha i suoi problemi. Insomma, mi è piaciuto un sacco, io l'ho veramente 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 tanto apprezzata e secondo me, oltre ad essere divertente, affronta anche dei temi molto complessi, molto importanti, che secondo me vanno considerati e vanno visti. In tutto ciò ho appena preso in mano la cosa della Bao e mi sono ricordata che l'altro giorno c'erano gli sconti Bao e io non ne ho approfittato. Detto questo, è un ovviamente Bao e il prezzo di copertina è 20 euro, secondo me super 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 meritati. Benissimo, dopo i top passiamo ai flop di quest'anno. Come ho già detto all'inizio di questo video, i flop sono libri che non mi sono piaciuti particolarmente, nonostante io non abbia odiato, perché raramente io finisco libri che ho odiato. Quindi i flop di quest'anno non ci sono stati perché non ho interrotto nessuna lettura. Ne avevo cominciato uno che era Nemico, amico, amante, ma non l'ho mai finito, quindi non posso ancora dire che non mi sia piaciuto, perché non è totalmente poco che non lo so. Però abbiamo altri libri che sono stati considerati un po' flop, nel senso che non mi hanno proprio preso tantissimo. Il primo flop di quest'anno, in un certo senso, è stato L'annusatrice di libri. Ho fatto anche un video di questo, non è che non mi è piaciuto, la storia è scritta bene, il tipo di scrittura è anche molto bella e coinvolge anche molto bene, però non mi ha lasciato un granché. È stato un libro che ho letto e che ho finito e ho detto bon, finito. E tuttora ricordo la trama, ma non sento di aver imparato qualcosa da questo libro. Per niente. È un libro leggero, se volete leggere qualcosa di leggero, qualcosa di facile, qualcosa che parli di libri, sicuramente è un libro che può interessarvi, però non mi ha coinvolto così tanto, non mi ha lasciato un granché, e secondo me anche con tutto l'hype che avevano buttato mi sarei aspettata qualcosa di molto meglio. Però in generale sì, è un ne che quindi lo fa finire nei flop di quest'anno. Comunque il libro è della Fazzi e il libro costa 16 euro, quindi se volete dargli un'occhiata, se magari lo avete letto e voi avete un parere totalmente contrastante, fatemelo sapere che ne parliamo per bene. Il secondo flop di quest'anno è un libro che ho letto per un club del libro, il club del libro della libreria misteriosa. In realtà due di questi sono del club del libro, ma no. Prima parliamo di un altro libro che mi aveva prestato Eleonora e che quindi io non ho, che è Ink, che vi metterò quassù, della Sparks, no, Alice Broadway, una roba del genere, vabbè, Spark. Era un libro molto, molto adolescenziale, che mi ha un po', cioè allora non è che non mi è piaciuto, però non è stato un young adult che avrei consigliato a qualcuno, nel senso che la trama era un po' così, nel senso che, allora no, partiamo, spieghiamoci bene. Allora, l'idea era anche buona, secondo me la realizzazione era un po' carente e con la realizzazione anche la caratterizzazione dei personaggi, quindi alcuni erano anche carini, altri un po' così, e secondo me con l'ottica del è uno young adult, quindi ne faccio pochi, cioè ne faccio poche pagine per tanti libri, c'è stato anche il fatto che il primo sembrava super veloce e... cioè mancava una veramente un definirsi della storia e della vicenda, cioè che cosa sta succedendo, che cos'è questo. Non era un po' troppo veloce e per questa velocità di voler scrivere tanti libri e fare una saga ha perso un po' la sua forza, quindi io non l'ho apprezzato tantissimo come libro, devo dire. Poi vi ho lasciato la recensione qui sotto, quindi potete comunque dargli un'occhiata, però non è stato uno dei migliori libri che ho letto quest'anno. Gli ultimi due, perché abbiamo solo 4 flop, non sono riuscita a trovare un quinto, perché poi non è che volevo mettere un libro solo perché mi era piaciucato per forza nei flop. Un altro flop di quest'anno, che appunto come ho detto non è stato un libro che mi abbia coinvolto così tanto, è stato Less di Greer, che non mette a fuoco, ok. Less di Greer, sì, Andrew Greer. Allora, Less, io l'ho letto per il club del libro della libreria misteriosa. È stato un libro carino, scritto bene, che però a sua volta, ancora una volta, non mi ha lasciato un granché. C'era qualche passaggio verso la fine interessante, qualche riflessione interessante, ma in generale io l'ho letto con molto sottotono. Cioè l'ho letto per finirlo, perché volevo parlarne, perché la storia comunque ti coinvolge, vuoi sapere dove va a finire, però non ti lascia quella forza, secondo me, che poteva raggiungere. E quindi anche perché soprattutto l'altra cosa che secondo me ha penalizzato tanti di questi libri è che ha vinto il Pulitzer. Quindi tu ti dici, cavolo, ha vinto il Pulitzer nel 2018, deve essere un gran libro. Non è un brutto libro, per carità, è carino, è scritto bene, però è carino e scritto bene, non ha quel di più che secondo me potrebbe fargli
raggiungere di più. E soprattutto, forse secondo me ricade anche ancora una volta una questione delle aspettative, cioè avendo vinto il Pulitzer io mi aspettavo un gran libro, invece secondo me era un libro abbastanza ordinario, abbastanza normale, che senza Pulitzer sarebbe stato anche bello, ma che con l'idea che doveva essere un Pulitzer io pensavo mamma mia che cosa andrò a leggere. Quindi ancora una volta secondo me si è abbattuta su questo libro la maledizione del premio Pulitzer, che quindi è un premio, ti danno in realtà del premio, la maledizione del premio, ti danno un premio, ti danno una nomination come gli Oscar e quindi tu ti aspetti di vedere una gran roba e poi non è un granché. Quindi ultimo libro in questa serie di flop è un altro premio Nobel, è un Nobel che abbiamo letto per La libraia misteriosa, che è Kazu Ishiguro con Quel che resta del giorno. Vediamo se lo mette a fuoco, perfetto. Allora, Kazu Ishiguro ha scritto un libro, Non lasciarmi, che mi è piaciuto tantissimo. Avevo iniziato anche a leggere Il gigante sepolto, poi l'avevo interrotto perché l'avevo dimenticato a casa e quindi non l'ho mai finito. E quest'anno ci avevano proposto Quel che resta del giorno con La libraia misteriosa. Ah, è stato... allora, Kazu Ishiguro scrive benissimo, cioè veramente chapeau nella sua scrittura, perché fosse stato scritto al 2% peggio di come è scritto non lo avrei mai finito, perché la storia secondo me è veramente monotona, monocorde, a tratti fastidiosa, cioè ti viene proprio il nervoso. E parlandone col club del libro, e anche di questo vi lascio la recensione, secondo me c'è un tentativo quasi dell'autore di farti provare questa emozione di fastidio e di rabbia verso il protagonista, perché altrimenti non si spiega questo protagonista, non si veramente spiega questa incapacità di essere un essere umano con un cervello, cioè proprio no. Tutto ciò, io devo cucinare il pranzo. Quindi di base per me il problema è proprio stato quello che c'è stato un qualcosa che mancava, cioè una scrittura bellissima in una trama veramente veramente ne. Quindi non mi ha lasciato niente, non mi ha lasciato emozioni, l'ho letto con l'unica emozione che veramente mi ha lasciato è stato il fastidio, e non mi piace provare fastidio, quindi no. E quindi anche questo purtroppo cade nei flop di quest'anno, perché volente o nolente non è stato un libro che mi abbia conquistato. Allora, direi che questo video è abbastanza mediamente lungo, quindi ci fermiamo qui. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, se vi va fatemi sapere il vostro top flop di quest'anno, del 2019, così vediamo se qualcosa corrisponde o qualcosa no. Se i miei top vi hanno conquistato, per favore andate a cercarli, perché sono libri che veramente vi consiglio, che secondo me veramente meritano di essere letti. Se volevate leggere i flop, fateci un altro pensierino magari prima di comprarli. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ricordo le nostre 3 little rules: se questo video vi è piaciuto mettete mi piace alla mia pagina Instagram che vi lascio qui sotto, mettete mi piace a questo video e iscrivetevi al mio canale. Se accendete la campanellina mi vedrete quando pubblicherò nuovi video, non proprio quella cosa dell'altra volta perché avevo detto che avrei smesso dopo l'anno nuovo. Quindi vi saluto, vi mando un bacione e vi auguro un buon anno. Ciao!